Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio sul balcone della nostra emittente Teleradio Padre Pio. Abbiamo la grande chiesa che ci fa da sfondo in questo agosto per ricordare quello che è accaduto nel 2011. Ecco, vogliamo ricordare un figlio spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, Fra Modestino da Pietrelcina. Venne a mancare, salì al cielo e lo vogliamo ricordare con delle sue parole, ecco, con i suoi racconti. Fra Modestino è colui che ha accolto tante persone qui per tanti anni, erede proprio di Padre Pio da Pietrelcina nel continuare ad ascoltare tanti figli spirituali. Lui che era un semplice frate, non era sacerdote, oggi servo di Dio, concittadino di Padre Pio, venuto a mancare in una data significativa anche per la vita di Padre Pio da Pietrelcina. Ma oggi vogliamo ricordarlo così, con delle sue parole ed un suo aneddoto. Una volta a San Giovanni Rotondo ero in vacanza, al mattino mi presentai in sacrestia proprio per servire la messa a Padre Pio, ma c'erano già altri che in un certo senso sgomitavano per servire la messa a Padre Pio, ecco, disputavano su questo privilegio. Padre Pio interruppe tutti e disse: la messa la serve solo lui, indicando proprio Fra Modestino. Nessuno parlò più. Accompagnai Padre Pio all'altare di San Francesco, chiuso il cancelletto, iniziai a servire la Santa Messa in assoluto raccoglimento. Al Sanctus ebbi un improvviso desiderio di risentire quell'indescrivibile profumo che avevo già sentito tante volte e avevo percepito anche baciando la mano di Padre Pio. E il desiderio, scrive Fra Modestino, fu esaudito. Un'ondata di tanto profumo mi avvolse. Aumentò sempre di più fino a togliermi quasi il respiro. Mi ressi con la mano alla balaustra per non cadere. Stavo per svenire. Chiesi mentalmente al padre di evitarmi una brutta figura davanti a tutta la gente. In quel preciso istante il profumo sparì. A sera, mentre lo accompagnavo in cella, chiesi a Padre Pio spiegazioni su quel fenomeno e mi disse: figliuolo mio, Modestino, non sono io, è il Signore che agisce. Lo fa sentire quando vuole e a chi vuole. Tutto avviene se come piace solo a lui.